Amici di Numismatica, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con un ospite molto importante per parlare di un tema veramente interessante. Oggi parleremo degli aspetti patologici del collezionismo. Abbiamo già realizzato con Giovanni un video ormai un annetto fa sugli aspetti positivi del collezionare monete, ad esempio. Ed oggi però vogliamo andare ad approfondire le derive di questo modo di collezionare e soprattutto nel mondo delle monete cercare di capire quali pratiche, quali comportamenti possano portare anche poi a livello psicologico delle problematiche, quindi delle situazioni non molto tranquille. Siamo qui quindi con Giovanni, Riccardo naturalmente. Lascerei presentare un attimo Giovanni per chi non lo conoscesse e magari parlaci anche un attimino del tuo progetto e poi partiamo con le domande. Più che volentieri, anzi grazie per avermi ospitato, per avermi chiamato, mi fa davvero tanto tanto piacere. E sono Giovanni Avornia, sono uno psicoterapeuta, vivo e lavoro a Firenze e dal 2020 ho iniziato il mio progetto di comunicazione digitale. Ho iniziato prima con portando delle interviste, delle chiacchierate, in realtà mi piace chiamarle, in cui si parlava insomma di benessere, di psicologia, ma soprattutto di passioni e interessi, quindi come le passioni e gli interessi possono portare la persona a quel piccolo briciolo di benessere quotidiano e quindi farla sentire anche realizzata. Quindi ogni puntata portava una passione, un interesse, e invece poi l'anno scorso ho chiuso questo ciclo con puntata 100 e ho iniziato invece a seguire un altro filone che mi interessa molto anche dal punto di vista professionale e privato, che è quello dell'etnopsichiatria. Quindi un mix tra antropologia, psicologia e cultura, quindi dove vado ad analizzare tutti gli elementi del folklore, delle tradizioni, delle usanze, dei costumi di una cultura e di come tutti questi elementi possono influire poi sulla psicologia di ognuno di noi. Quindi questo è stato un po' il mio percorso. Bene, bene. Riccardo, adesso lascerei a te la parola per fare giusto magari una domanda introduttiva sulla tematica degli aspetti patologici relativi al mondo del collezionismo. Sì, allora innanzitutto anch'io vi saluto, ti ringrazio per essere appunto qui con noi. Prima di cominciare però ero curioso di sapere eventualmente che cosa ti ha spinto a fare questa scelta, cioè nel senso anche tu sei un collezionista, collezioni qualcosa in particolare oppure... Allora, sì, nel senso mi piace l'idea del collezionismo. Ho una collezione di carte Pokémon, per esempio, che mi porto da quando ero un pochino più piccolo e ogni tanto mi capita anche sotto mano qualche moneta, quindi mi piace tenerla da parte, qualche francobollo che mi ispira particolarmente. Quindi sì, l'idea del collezionare mi piace. Lì, tra l'altro, si vede la piccola collezione dei Peanuts, quindi... Insomma, è qualcosa che mi attrae, fa parte di me. Ok, allora partiamo subito con le domande e ti volevo chiedere, shopping compulsivo di monete, cioè è una patologia che riscontri nelle persone che collezionano, per esempio, nell'ambito della numismatica, ma che poi probabilmente si amplia anche in altri ambiti del collezionismo? Allora, per esperienza professionale e personale ti rispondo di no, però in letteratura c'è qualcosa che parla appunto di questo shopping compulsivo, perché rientra chiaramente nella macro area chiaramente dello shopping compulsivo e quindi delle compulsioni comportamentali, quindi le dipendenze comportamentali. E ci sono tanti tratti in comune, per esempio anche con il gioco d'azzardo, con il volere, il bramare qualcosa, quindi l'idea proprio di trattenere per sé e solamente per sé qualcosa, e chiaramente è tipico di alcuni tratti di personalità, in alcuni più marcati, in altri meno, ed è anche quello che fa la differenza tra un sano collezionismo e un collezionismo invece che potremmo definire patologico. Certo. Poi volevo chiederti,
l'accumulo di monete senza eventualmente la capacità di venderle, cioè anche quello è un aspetto, diciamo, della patologia, cioè nel senso voler tenere tutto quello che si ha, essere un accumulatore. Sì, l'accumulatore seriale, se vogliamo definirlo così, è un comportamento bizzarro, perché allora sono tutti quei comportamenti che di solito si tende a standardizzare, quindi si tende a considerarli uguali a tutte le persone, in tutte le persone. In realtà ognuno la vive a modo proprio, ci possono essere tante motivazioni dietro un accumulo seriale. C'è chi per esempio non se ne libera perché ognuna di quelle cose gli ricorda un pezzo di sé, un pezzo della propria storia, un pezzo della propria vita, e quindi liberarsi di una moneta, di un qualsiasi oggetto che io accumulo è come rinunciare a una parte di me, quindi non posso privarmene, viene meno proprio il mio senso di identità. Chi invece magari li tiene per una questione di apparenza, quindi più ne ho, più magari chi mi viene a trovare a casa può essere stupito dalla mia collezione, o magari posso vantarmi su social, in ambienti sociali, che siano online o offline. Quindi ci possono essere varie motivazioni, ecco. Quello che, ripeto, va capita molto la persona, perché è una cosa molto molto soggettiva, parla molto del tipo di persona appunto con cui ci troviamo davanti. Ok, quindi quando è che parliamo, diciamo, quindi di una vera e propria patologia? Cioè nel senso il fatto del collezionismo, come dicevi tu, ha varie sfaccettature, molto soggettivo, ma quando è che parliamo proprio di patologia secondo te? Allora, in ogni caso, per avere una patologia conclamata si fa comunque riferimento a dei criteri diagnostici precisi, quindi ci si basa o sul DSM-5 o la versione rivisitata o l'ICD-10, che sono dei manuali diagnostici attraverso i quali appunto si fa una diagnosi vera e propria. Quindi ci sono vari criteri che bisogna soddisfare per un determinato periodo di tempo, e allora lì c'è la patologia conclamata, mettiamola così. Però se dovessimo fare un discorso più generale, nel momento in cui l'azione che io faccio comporta una limitazione a me stesso o a qualcun altro, sia per quanto riguarda le relazioni sociali, sia per quanto riguarda la mia salute fisica, sia per quanto riguarda le relazioni affettive, allora lì siamo, diciamo, nel campo della patologia, più che patologia, della problematicità. Quindi okay, anche qui c'è una netta distinzione. Ecco, io posso avere un comportamento problematico, quindi posso avere problemi a socializzare, a farmi vedere in una veste che non sia quella del guarda la mia collezione, io sono la mia collezione, e invece una patologia nel senso che non ne posso fare a meno, cioè non esisto se non attraverso quella roba lì. Anche il lato economico ha, diciamo, la sua, chiaramente, penso, Assolutamente sì. Che se uno chiaramente spende più di quello che ha, probabilmente è un sintomo, immagino, che assolutamente c'è qualcosa sì, che non va. E rientra nella sopravvivenza, diciamo, nell'istinto di conservazione. Quindi se io vado a spendere più di quello che ho, o addirittura mi indebito pur di avere l'oggetto del desiderio, allora sì, cioè è un po' come se non vedessi più me, ma vedessi solo l'immagine di me che voglio far passare all'esterno. Anche certo, se in realtà in certi casi questa voglia viene. Io ad esempio l'altro giorno ho visto un bel 5 lire di Vittorio Emanuele II in una conservazione eccezionale, 33.000 euro. Un po' la voglia di prendere tutto, vendere e comprarmi quella, un po' mi è venuta, Devo Ma sai, guarda, rispetto a questa cosa io non mi sento di condannarla, nel senso, se io sono disposto a sacrificare cose che ho per arrivare a un'unica cosa, benissimo. Il problema è quando io sacrifico più di quello che ho pur di arrivare a quella roba lì. E c'è una bellissima frase di Massimo Recalcati su questo, che dice che nella società di oggi non ci serve più scegliere tra l'uovo e la gallina, perché li possiamo avere entrambi in comode rate. In questo, diciamo, il finanziamento, no, ci sguazza tantissimo, perché nel momento in cui io posso avere anche l'oggetto da 33.000 euro, se stipulo un contratto con un ente terzo e glieli do con calma, però ci posso, diciamo, ci posso cascare qui nella patologia.
perché l'idea di poter avere comunque tutto e subito può essere problematico. Sì, ecco, su questo, se posso un attimo, Riccardo, gli voglio giusto porre questo tema, che secondo me un po' si collega il tema della FOMO a livello psicologico. Noi sappiamo comunque che questa tematica si ricollega a più ambiti. Io conosco ad esempio la FOMO in borsa, cioè Fear of Missing Out, vale a dire quella voglia, quella diciamo pulsione nel ad esempio cavalcare un titolo che sta andando sempre più in alto. Invece, riportandolo al tema del collezionismo, penso al voler comprare ad esempio una moneta. Vedo una moneta sullo shop online di quel determinato negozio di numismatica e allora mi viene veramente questa anche ansia quasi nel voler acquistarlo prima di tutti, perché poi secondo me, poi vediamo adesso bene, ci spieghi a livello psicologico cosa accade, entra in gioco anche il fatto di avere questa fretta nel voler acquistare quell'oggetto, nel dire di non lasciarselo scappare e quindi non lasciarlo ad altre persone. Guarda, molto spesso in questo c'entra anche la tiratura limitata, per esempio, delle monete, no? Quindi il fatto di avere pochi oggetti a disposizione mi fa incrementare chiaramente anche la paura di essere tagliato fuori, quindi è possibile che poi a quel punto tutti ce l'hanno e io no. E questo diventa un problema, perché è un po' come se vuol dire io sono fuori dal gruppo, non sono nessuno, portato all'estremo se non ho quella moneta oppure se non aderisco all'iniziativa. E questo tra l'altro funziona anche, mentre parlavi mi veniva in mente questa cosa, anche per dire, ci sono delle cose per cui anche nel mondo tecnologico, per esempio, dicono 3.000 pezzi, 5.000 pezzi, e questo in te ti fa scattare la cosa del dire, eh sì, ma se non mi muovo a prenderlo poi, oppure... Mi sfugge l'occasione, esatto. È l'unica occasione che ho per poterlo prendere a quel prezzo oppure a quelle condizioni lì, senza contare che magari da lì a un anno uscirà un'altra tiratura limitata di un altro tipo di oggetto, di moneta, eccetera, eccetera. E che poi secondo me il bello del collezionismo è anche quello, cioè magari io ho un pezzo che tu non hai e quello rende la, diciamo, caratteristica la mia collezione. Altrimenti se tutti hanno tutto o a tutti manca tutto finisce per essere una collezione standard, tipo quelle che uscivano con la D'Agostini o ce l'hanno tutti a quel punto che sfizio c'è? Grazie. Adesso vorrei lasciare in chiusura, vorrei lasciarti uno spazio giusto per parlarci un attimo di quelli che sono i tuoi progetti presenti e futuri per il tuo canale. Grazie. E anche dire come si chiama e anche i canali Instagram, eccetera, eccetera, così almeno se si interessa qualcuno e vuole seguirti. A voglia, grazie. Allora, vabbè, il canale si chiama con il mio nome e cognome, quindi Giovanni Avornia, scritto come Lavagna, Avornia. E niente, i progetti attuali sono quelli di continuare, insomma, a produrre video per quanto riguarda l'ambito etnopsichiatrico, che è comunque l'ambito che mi interessa e che mi permette anche di rintracciare le somiglianze anche tra le culture diverse, quindi per farci capire che forse non siamo poi così tanto diversi, o meglio, siamo diversi ed è bene che siamo diversi, ma siamo anche tutti uguali, quindi... Insomma, è un bel mix. E niente, quindi mi muovo soprattutto su YouTube, quindi vi direi, se volete vedere qualcosa di quello che faccio, c'è il canale YouTube e poi restano i miei contatti, quindi li trovate sia sul mio sito giovanniavornia.com oppure tramite YouTube, insomma, ci sono poi tutti i riferimenti. Qualche spoiler appunto per qualcosa in cantiere... Sto finendo di scrivere un video sullo shock culturale, che è un fenomeno che, insomma, prende soprattutto gli expat, quindi le persone che vengono in contatto, vuoi per lavoro, vuoi per cambio di vita, con una cultura diversa, e quindi attraversano questo periodo iniziale di completo spaesamento. E quindi sì, diciamo che questo è il massimo dello spoiler che vi posso dare. Interessante, no? Bello, bello. Bene, lascio a te Riccardo la chiusura, almeno poi salutiamo tutti e per questa bellissima chiacchierata ringraziamo anche Giovanni.
Grazie a voi, ragazzi, fate davvero un ottimo lavoro con il vostro canale. Complimenti. Grazie. Grazie mille. No, ringraziamo, noi ringraziamo te, nel senso che, come dicevo prima, questa è un po' la nostra missione, no? Cercare di divulgare al meglio quello che sono le nostre passioni. Nel mio caso, per quanto riguarda gli euro, nel caso invece di Simone, la Ria, il Regno e tante altre tipologie di monete. Però la cosa importante è come dicevi prima, cioè avere una passione significa anche rendersi conto di quello che è le proprie risorse, quello che uno può spendere, e poi proprio l'identità, no? Cioè della collezione, che è quello che ti identifica, no? E ti ringraziamo per tutti gli spunti che ci hai dato e che hai dato alle persone che ci seguono, e veramente grazie ancora del tuo tempo. Grazie a voi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao.